Nome: Patrizio. Attilio. Cognome: Zuniche. Lattanzi. Un soprannome: Non ce l'ho. Ciccio. Il tuo ruolo: Console del sestiere di Porta Solestà. Capo sestiere di Porta Solestà. Da quando? Dal 2016. Dal dicembre 2015. Il tuo primo ricordo di Quintana? Il mio primo ricordo della Quintana quando ho fatto la prima volta il valletto Porta con Valone, nel 71. È legato ai primissimi passi fatti con le bandiere presso il piazzale dei Frati Cappuccini, anni 70, fine anni 70. E l'ultimo? L'ultimo, 2019, da console. L'ultimo, la splendida Quintana di agosto 2019 fatta da Luca Innocenzi, che per una tavoletta non abbiamo vinto il palio. La gioia più grande da quintanaro: dopo che abbiamo rivinto dopo 18 anni. La vittoria di Magazzini 93. La più grande delusione? Ma sinceramente non c'è stata. Non esiste una grande delusione a Quintana. C'è sempre il lato positivo. Un momento di grande rabbia? Mai avuta. Il primo anno da caposestiere, quando a 15 giorni dalla giostra avemmo la notizia dell'incidente di Luca Innocenzi. L'amico quintanaro. L'amico quintanaro per me è stato e rimane Luigi Lattanzi. Stefano Cappelli. Chi è il sestiere più simpatico? Il nostro. Tutti per 363 giorni l'anno, meno che i giorni da Quintana. E quello più antipatico? Il nostro. Nessuno. La vittoria avversaria che ti ha fatto rosicare di più? Ma sinceramente nessuna, nessuna. Non esiste. Sei stato contento almeno una volta per una vittoria che non è stata del tuo sestiere? Beh, oddio. Sì, sì. No. Si faranno le Quintane in questo 2020? Questo dobbiamo domandare agli esperti, dobbiamo domandare. Proprio ieri sera è stato fatto un incontro all'ente Quintana dove sembra che ci sia la volontà di farlo. Se potessi riavvolgere il nastro della tua vita quintanara, cosa non faresti? Rifarei tutto quello che ho fatto. Smetterei prima di sbandierare. E cosa invece vorresti fare che non hai fatto o potuto fare? Sì, l'unica cosa, lo sai che vorrei fare? Vorrei fare che quando entra un cavaliere a giostrare nel campo dei giochi, vorrei che il pubblico non fischiasse, non mandassero degli insulti, sta roba qua, insomma, via. Vincere un'altra Quintana da caposestiere. Pensa a un cavaliere, il primo nome che ti viene in mente. Marcello Formica. Luca Innocenzi. Il cavaliere più forte di sempre che hai visto giostrare. A mio giudizio è stato Margasini e Luca Innocenzi. Luca Innocenzi e Paolo Margasini. E quello che ti ha meravigliato di più, che non ti aspettavi? Lorenzo Melosso. Lorenzo Melosso. E quello invece che ti ha deluso di più? Nessuno. Non esiste. Se la Quintana non fosse esistita, a quale rievocazione storica avresti voluto partecipare? A nessuna, solo a Quintana di Ascoli. Assolutamente a nessuna. Definisci il tuo capo sestiere con un aggettivo. È un grande, veramente. Definisci il tuo console con un aggettivo. Un fraterno amico, da sempre. Chi vince la prossima Quintana? Non si sa. Noi andremo al campo per vincere. Un saluto ai tuoi sestieranti. Ragazzi solestanti, vi voglio bene. Ciao. Viva Porta Solestà e viva la Quintana di Ascoli Piceno.